Eccoci qui assieme, un caro saluto amici di Como City con il nostro focus settimanale. Adesso ci soffermiamo sulle principali notizie più importanti di questi giorni, anche di un fine settimana che si pronuncia particolarmente ricco. Alle mie spalle invece vedete il nostro portale Como City, lì potete anche sulla pagina di Facebook, ma ovviamente anche sul sito online potete approfondire anche le principali notizie. E ovviamente, come vedete in grande evidenza, c'è anche la nuova location in centro a Como, ma non solo, perché poi ci sarà anche il Tempio Volterra. Ci sarà anche Villa Olmo, già coinvolte proprio in un recente passato con l'evento di Dolce & Gabbana. Ecco, lì nel fine settimana e alla prossima settimana verranno effettuate delle riprese del nuovo film di Netflix con attori importanti Jennifer Aniston e Adam Sandler, che ci saranno anche loro, appare probabile quando, come e perché. Per il momento rimane ancora un mistero. Di fatto, già da venerdì e soprattutto sabato, probabilmente anche domenica, in centro a Como ci saranno le riprese di questo film, alcune delle riprese. Ovviamente tutto questo porta Como al centro dell'attenzione mediatica importante. La prossima settimana poi il tutto si sposterà sul lago da Cernobbio in avanti. Dicevo, Como al centro dell'attenzione mediatica perché proprio poche settimane fa un'altra coppia importante di attori, Massimo Boldi e Christian De Sica, tornati insieme per l'occasione, hanno scelto proprio la nostra città, una location davanti al Teatro Sociale per alcune scene del loro film, il film di Natale 2018. Quindi una Como sempre più internazionale, anche da questo punto di vista, una Como però in questi giorni piena zeppa di gente e di turisti, decine e decine di turisti che hanno riempito completamente tutti gli alberghi. Siamo al tutto esaurito praticamente in quasi ovunque tutte le strutture. Un'estate da grandi numeri questa 2018, sicuramente. Effetto Hollywood, effetto Clooney, effetto chiamatelo come volete. Di fatto il turismo a Como continua ad andare forte, nonostante, va detto, anche qualche pecca. E allora la pecca più importante che molti ci hanno fatto notare è quella di un lido, quello di Villa Olmo, che ancora rimane chiuso, desolatamente chiuso. Il problema è un problema puramente burocratico, questo va detto, ma di fatto il lido è ancora chiuso. Non è stato riaperto. Il comune cerca di imprimere un'accelerazione, vuole aprirlo, ma per il momento la situazione rimane ancora quella di un lido chiuso. E tanti comaschi che ci passano davanti si chiedono e chiedono come mai il lido è chiuso, e se lo chiedono anche molti turisti. Questo sicuramente è una pecca. L'altra pecca, che però pare essere in parte stata sistemata anche grazie al meteo con le piogge degli ultimi giorni, è quella dell'erba. L'erba che del parco di Villa Olmo, bello, sistemato da poco, sembrava irrimediabilmente danneggiata dopo aver smontato le attrezzature che hanno portato lì Dolce & Gabbana e tutti gli stilisti che hanno fatto seguito alla loro festa sul lago. Ebbene, l'erba però, che sembrava in un primo momento messa male, si sta riprendendo quasi miracolosamente. Bene, queste sono le principali notizie sulle quali ci possiamo soffermare, ma soprattutto, ecco, la cosa bella e importante del nostro focus è che la città, il centro città, il Tempio Voltiano, Villa Olmo, ancora una volta, come potete vedere, location di grandi film con star americane del cinema in arrivo per fare appunto alcune riprese qui direttamente da noi. E con questo vi saluto, vi ringrazio, vi auguro il buon fine settimana. Alla prossima!